Ciao! Allora, è un secolo e mezzo che non registro video e quindi volevo fare una specie di vlog velocissimo. Ho la luce sparaflesciata in faccia. Ora si è anche spento il computer, evviva! Comunque, volevo fare un vlog un pochino al volo, che poi al volo non è mai, perché io mi conosco quando inizio a parlare alla fine, per raccontarvi un po' cosa è successo in quest'ultimo periodo, perché veramente ne sono successe di tutti i colori. Allora, Sì. c'è stato un po' un change di postazione della stanza, infatti qua si vede un po' di macello che devo ancora finire di rimettere a posto. Ho spostato il letto attaccato al muro e ho fatto l'angolo cuscini, che è una figata. Comunque, che volevo dire? Niente, io sto continuando a lavorare, lavorerò fino alla fine di questa settimana e appunto il lavoro mi sta sfinendo perché veramente lavoro tipo miliardi di ore al giorno e quasi tutti i giorni, 6 giorni a settimana praticamente. E quindi non ho mai il tempo di fare video, anche se comunque ne avrei tantissimi in cantiere, soprattutto tutorial, anche se con questa webcam non si vede un cavolo come al solito. Comunque, torniamo a noi. Ho perso un po' l'abitudine di fare video, quindi mi devo un attimino riadattare. Allora, novità, ce ne sono tantissime. Allora, io come ho detto, finirò di lavorare il 16 di settembre, che è questa domenica, e il 18, il 19 dovrei migrare in barca. Perché è proprio una vera e propria migrazione, cioè vado 2 o 3 settimane in barca a Talamone da sola con amici, non lo so, chi vuole venire, vuol venire. E quindi niente, sarò assente per questo periodo fino alla prima settimana di ottobre indicativamente. Il 23 ottobre poi io riparto per andare a Londra, perché il 26-27 ho i concerti dei Muse. Quindi già prenotato tutto, voli, ostelli, dobbiamo solo pensare ai trasporti e tutto l'ambaradan che segue. 26, 27, ok, il 28 e il 29 sono a Londra. Il 30 di ottobre io da Londra non tornerò in Italia, ma andrò in America. Questa è la bella novità del periodo. Quindi sarò in America, in Florida per un paio di settimane. E sarò a Tampa, che praticamente è una città che sta dalla costa opposta rispetto a Miami, quindi sul Golfo del Messico. Vado in America, voi penserete, viva i soldi, sì, che stanno finendo, perché non oso immaginare quanti soldi mi andranno via in America. Vado in America perché il mio babbo si sposa con la sua fidanzata americana e quindi ha invitato al matrimonio me, la mia nonna, la mia zia, la mia cugina e i miei due zii. Quindi andremo tutti insieme appassionatamente a Londra, cioè loro saranno sì a Londra. Ciao Valentina. Andremo tutti insieme appassionatamente in America, loro, la mia nonna e il mio babbo e la mia zia, andranno verso metà ottobre. Io li raggiungo e poi più in là, mi pare 2 o 3 giorni dopo, viene anche mia cugina con i miei zii. E quindi niente, lui ci ha comprato il volo, perché se no io non l'avrei comprato, perché costa tipo 890 euro, una cosa del genere. Quindi andiamo in America e c'è il matrimonio il 10 di novembre. La cosa bella è che io ci sarò fino al 13 novembre, quindi sono circa 15 giorni, tra parentesi mi faccio anche Halloween in America, che è il mio sogno da quando avevo tipo 0 anni. La cosa bella non è tanto il matrimonio sulla spiaggia, con il mega resort e tutte le varie cose che seguiranno, che ancora io non so niente, quindi non so neanche come vestirmi, aiuto. Anzi, se avete dei consigli su come potermi vestire per un matrimonio sulla spiaggia estivo, fatemelo sapere perché io non ho idee. Penso che andrò da Bershka, si dice Bershka, Bershka, a Londra, perché ho visto un paio di vestitini carini su internet, però me li voglio provare giustamente. Il vento. Comunque, vabbè, io sarò fino al 13 novembre e la cosa bella è che io farò un sacrificio immane, dovrò fare una cosa. Mio babbo l'altro giorno mi fa: senti, visto che vengono la Siria, che è mia cugina, e gli zii, non è che li potresti accompagnare a fare un giro on the road, a giro per la Florida? Se me lo chiedi così, farò questo sacrificio. Quindi penso che andremo 4-5 giorni a giro per la Florida in macchina con mia cugina e i miei zii, e la mia nonna e la mia zia, quindi porteremo mia nonna agli Universal Studios e alla NASA, forse andremo alla NASA, non lo so ancora, poi a Miami, Key West e tutte le allegre cose che ci sono in quei paraggi. Forse anche all'Everglades, ma non so se avremo tempo. Comunque, io sono contentissima per questa cosa,
prima di tutto per il matrimonio, perché comunque è una cosa positiva. E poi perché torno in America, quindi io gli ho chiesto: ma c'è un negozio della Mac? Sì, c'è lo store accanto, insomma, in un centro commerciale a Tampa. Io ero lì. E quindi cercherò di trattenermi a Londra, non comprare niente a Londra, perché ovviamente in America mi conviene comprare i trucchi perché costano meno. Sto già pensando di andare a Target e svaligiare lo stand della Elf, però sono dettagli. Quindi a quella cosa ci penseremo poi quando arriveremo in America. Comunque, io sarò in America fino al 13 di novembre, e poi appunto torno a Roma e poi torno a casa. Il giorno dopo, no, forse 2 giorni dopo, io dovrei ripartire un'altra volta per andare agli altri concerti dei Muse che sono a Pesaro e Bologna, o Bologna e Pesaro, prima c'è Bologna, sì, prima c'è Bologna. Quindi sarà un po' un casino, però cercherò di farcela. Poi alla fine di quella settimana io dovrei tornare a casa, questo dovrei, non so se mi piace o meno, comunque dovrei tornare a casa per un paio di settimane, 2 o 3 settimane. Per poi ripartire il 2 di dicembre alla volta di Stoccolma e Malmo, sempre per i concerti dei Muse. Comunque, io penso che come vlog ci siamo. Io sembro un fantasma comunque con questa luce orrenda. C'è un cielo tremendo oggi, è veramente grigio, bianco, una schifezza. Quindi, sì, volevo dire una cosa. Visto che andrò in America, che è tipo il sogno di una vita, io sono stata, ma avevo tipo 12 anni, ci sono stata esattamente, sì, nel 2001. Visto che andrò in America, comprerò non tanto i trucchi della Elf che troverò da Target o la Mac che mi costerà molto meno rispetto a qua, quindi non vedo l'ora di comprare i pennelli. Oppure penso la Inglot, la Barry M, però la cosa che la Barry M è solo londinese, cioè solo inglese, comunque boh, non lo so, vedrò. Non tanto queste cose, ma voglio comprare cose che non si trovano in Italia. Quindi, ok, marche che non si trovano in Italia, ma anche proprio prodotti che qui non esistano. Quindi, se conoscete prodotti o marche che mi consigliate di prendere in America, non lo so, scrivetemelo qua sotto in un commentino, che può essere, cioè, può essere sempre tornare, sì, oggi sto male, può sempre tornare utile, perché comunque io quando andrò in America, cioè quando sarò lì, sarò impazzita, quindi comprerò tutto, presa dalla foga del momento. Ah, voglio tutto! Quindi, niente. Vi lascio con questo appello, chiamiamolo così, mettiamolo tra virgolette, e spero di fare, sicuramente farò un vlog prima di partire, con prima di tutto il beauty da viaggio per la seconda volta, però questa volta è un beauty più sostanzioso, e poi niente, a sorpresa, non so cosa mi andrà di fare in questi giorni. Quindi niente, io vi saluto. Adesso registrerò un paio di video, quindi non vi scandalizzate se mi vedrete truccata, vestita e pettinata nello stesso modo per tipo 897 video. Ma visto che ho il giorno libero, ne approfitto, visto che è un giorno del cavolo e non mi va di andare fuori, registro video. Quindi niente, ci vediamo alla prossima. Ciao!